La scatola è enorme. Hola modellisti, namaste, bentornati sul canale. Sto commentando questo video, voglio commentare questa full build video perché secondo me ne vale la pena. Allora, sono partito col darvi l'idea della dimensione della scatola, perché sono enorme e sono veramente in difficoltà quasi a gestire tutti i pezzi. Non mi è arrivato solo adesso, mi era già arrivato qualche mese fa, era uno degli ultimi trovati a prezzo da modellismo.it. Che dire, non ho mai costruito un 1 a 16, voglio poi anche paragonarlo a un Bruder che ho qui per vedere le dimensioni un po' come sono. Come vi dicevo, è arrivato qualche mese fa, l'ho aperto, ho guardato un po' i pezzi, la qualità delle parti eccetera. Andiamo ad aprire la scatola, vediamo come, che cosa abbiamo. Iniziamo dal manuale, che bene o male E come tutti i Revel. Decal semplicissime, mi sembrano anche un po' vecchiotte, spero che si stacchino poi bene. Non userò chiaramente queste, lo farò di una tinta unica, RAL 3003 rosso rubino, un trasparente lucido, fino della carrozzeria. Ok, manuale in stile Revel, molto molto casinato. A differenza di Taleri, alcune parti sono già montate, per esempio i serbatoi, gli helipress, chiamiamoli così, le mezze balestre sono già assemblate, quindi il telaio non dovrebbe essere un gran problema. Qua danno skill 5, skill 5, però secondo me, se uno è abituato a montare gli Taleri con Revel solitamente, a parte la qualità delle plastiche, non dovrebbe avere grossi problemi. Allora, cabina già montata, il che ci risparmia un sacco di madonne. La qualità dell'ABS è valida, sembra valida, a parte qualche imperfezione che è dovuta alla stampa, però mi sembra ricca di dettagli. Parti cromate che chiaramente andremo a coprire con una mano di cromo valleio, perché queste sono troppo finte, si vede che sono plasticose. Cerchi, motore già preassemblato, è un, se non sbaglio, un Caterpillar 4608, no, 3408 Caterpillar, ok. Varie parti del motore, ecco, i dettagli secondo me sono ben fatti, sarà perché lavorano su una scala più grande, quindi è più facile anche per loro produrli. Poi qua abbiamo telaio e parti degli interni. Dovete sapere che verrà lungo 50.7 cm, quindi non so, sinceramente non so neanche dove metterlo, perché nella vetrinetta insieme agli altri non ci sta. E qua le parti rimanenti della carrozzeria. Bene, parti cromate, le gomme secondo me non sono al massimo. Sono marchiate Michelin, si vedono benissimo le dimensioni, però a livello di... no, più o meno, dai. Secondo me la gomma Italeri è fatta meglio, più realistica anche a livello di tatto, oltre che di dettaglio scritto. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a incollare perché non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà questo kit Revel. Ok, partiamo. C'è da dire subito una cosa, non so se si riesce a vedere dal video, ma il longherone destro, sì, è storto e spero di riuscire a resistere. Guardate, se lo tengo piatto laggiù in fondo non è proprio un granché. Se non altro però c'è una chicca che Revel dà, alla quale Italeri dovrebbe fare un pensierino, che sono queste due dime che ci permettono di montare il telaio perfettamente in asse, cosa che con i modelli Italeri, specialmente le motrici americane che sono più lunghe,
spesso e volentieri ci si deve arrangiare con delle dime fai da te con la squadra e pezzi di nastro eccetera per sistemarli al meglio. Qui la Revel ci dà veramente due semplicissimi pezzi di plastica nei quali si va a incastrare la parte frontale e la parte posteriore del telaio, che ci permettono di risolvere un sacco di problemi. Grande Revel. Usiamo sempre la nostra Tamiya tappo arancio. Primo pezzo da incollare è la traversina anteriore del telaio e il fitting del primo pezzo è perfetto. Lavorando su pezzi così grandi, il fitting già al primo colpo è perfetto. Non è come l'Italeri che il più delle volte devi già subito metterlo in quadro spingendo, facendo, no, qua perlomeno sarà perché la base d'appoggio è più grande, fin da subito il pezzo clac, calza a pennello perfettamente. Allora, una figata è che dentro il longherone gli hanno fatto, vicino all'appoggio del pezzo singolo, hanno fatto dei bulloni finti. Subito non rendo un'idea, ma se andiamo a guardarla con la traversina del telaio già montata, salta subito all'occhio il dettaglio che lo rende particolarmente figo. Ok, bene, il telaio è montato. Fortunatamente avevamo questi pezzi che ci ha fornito la Revel, che ci hanno salvato la vita. Le traversine sono tutte montate, ho dovuto riparare il fatto che questo longherone è storto, chiudendolo con un morsetto qua e fissandolo dall'altra parte. Ho dato la squadra anche sfruttando i due punti fermi, questo e questo. E quindi il telaio è a posto. Spero che durante la costruzione non mi dia fastidio. Il problema ce l'abbiamo sull'asse posteriore, dove potrebbe darsi che se non riesco a ripararlo una ruota mi stia alta, a questo punto la posteriore sinistra. Speriamo di no, si va avanti. Alla fine non ho potuto farne a meno le due striscette di nastro sui longheroni, ho dovuto metterle per forza perché altrimenti non riuscivo a metterlo perfettamente in quadro. Questo è il serbatoio dell'aria, uno dei due, e credo sia dovuto anche alla scala maggiore, ma sotto vi faccio vedere dagli altri che andiamo a montare adesso. Hanno gli attacchi sotto, hanno gli attacchi per l'aria. Allora, qui Revel ci fa montare le balestre in due parti, perché mezza è integrata nel telaio e mezza te la fa mettere in un secondo momento. Secondo me è abbastanza antiestetica come cosa, perché sarebbe più bello montare la balestra intera, però se hanno scelto così avranno i loro buoni motivi. Allora, fermi tutti perché mi sa che in questo step ci sta venendo in aiuto il ponte anteriore. Tra l'altro, per il montaggio corretto a prova di stupido, di qua il taglio e dall'altra parte il foro. Se fitta anche lui perfettamente dovrebbe portarci, sì, abbastanza in regola il telaio, abbastanza. Una cosa che mi sono sempre domandato per quanto riguarda gli ammortizzatori è come mai uno va all'interno del longherone e l'altro va all'esterno. Se qualcuno sa darmi una spiegazione, gli sarei molto grato, imparerei una cosa nuova. Noto adesso che non è sterzante, ok, gli ho dato una svasata veloce ai fori, direi che possiamo incollarlo. Allora, la mia previsione era giusta, il ponte ha già dato una buona mano a tutto il telaio a raddrizzarsi, cosa mi spaventava abbastanza prima. Infatti adesso abbiamo, se io mantengo in piano il posteriore, abbiamo circa 2 mm ancora, quindi sono fiducioso che quando andremo poi a montare la cabina il tutto si sistemerà da solo. Questi credo che siano i supporti dei filtri che faremo anche in tinta con le fasce cromate. Questa presumo sia la scatoletta dello sterzo. Ecco che andiamo a montare l'ultima parte che si incastra proprio nella forchetta. Una cosa che ho notato in questi modelli che ho fatto di camion è che si tende sempre ad usare, sia per i camion americani che per quelli europei,
lo stesso sistema di sterzo. In realtà gli europei la scatola ce l'hanno più avanti, gli americani ce l'hanno più indietro, dovuta al muso chiaramente. Però nonostante questo si tende sempre ad usare lo stesso sistema per tutti i modelli, sia americani che europei, questo lo rende la cosa un po' irrealistica. Tant'è vero che ultimamente faccio alcune modifiche prettamente estetiche che differenziano un po' questa cosa qui. Ok, io direi che sì, è fissa e finta, però rende benissimo l'idea. Il dettaglio è notevole, c'è e si vede. C'è anche una fascettina qui, il bullone, si vede benissimo il bullone esagonale. Sull'una 16 è più facile notare i dettagli, molto di più. Qui abbiamo un altro pezzo che secondo me può aiutarci come ci ha aiutato il ponte, e io credo che questa sia una barra stabilizzatrice a questo punto, che ci salva di nuovo anche un po' la vita. Altro step fatto veramente bene è la ganascia dei freni anteriori. Qua addirittura si possono vedere sia le viti che i dadi, non solo i dadi, si vedono anche all'interno le viti più piccole. Poi abbiamo il supporto, il solito sistema a mezza luna per dargli la giusta inclinazione, e il cilindretto dell'aria che manda l'aria alle ganasce. Stupendo, semplice ma veramente veramente il top. Sto montando gli Helipress e prima di montare l'ultimo volevo farvi vedere il livello di dettaglio che gli hanno fatto, che solitamente sono dei cilindretti lisci normalissimi. Qua gli hanno creato la texture della gomma dell'Helipress. È un piccolo dettaglio che purtroppo non si vedrà molto, però io accorgendomi mentre li stavo semplicemente togliendo dalla scheda li ho notati e sono rimasto a bocca aperta. Fantastica. Ho piazzato tutte e quattro le semibalestre, finite di piazzare gli Helipress. Ora, semibalestre, stesso discorso di quelle anteriori, metà già integrata nel telaio, l'altra metà da assemblare in seguito. In un secondo momento, secondo me, scelta poco pratica, perché non è che semplificano tanto, gli spazi di incastro sono talmente minimi che comunque bisogna intervenire con la lama del bisturi per allineare perfettamente le due parti, perché altrimenti rischierebbero di fare questo gioco qua. Quindi secondo me non è una scelta tra le migliori, ecco. Non so se rendono l'idea i bulloni, ma sono veramente veramente dettagliatissimi. Off camera ho assemblato i due ponti, voglio farvi vedere se si nota. Molto ruvido come i ponti reali, una figata. Dovrei riuscire adesso a montare le ultime parti ai freni dietro, il cardano. E poi il telaio praticamente è finito, possiamo dare il primer e passare al motore e tutti i particolari che ci aspettano del motore. Ok, ecco i nostri ponti belli montati, finiti, a posto, pronti per essere montati sul telaio. Anche qui a prova di scemo abbiamo due buchi di diametri diversi come i due perni sulle balestre, in modo tale da non sbagliare, anche se trovo sia molto difficile sbagliare. Il cardano ed eccolo qui, il nostro telaio finito. Ora possiamo decisamente, sempre off camera, ancora montato le luci di coda e la traversina finale. Possiamo ammirare quanti bellissimi dettagli ci stanno regalando. Non so sinceramente perché hanno fatto su due schede diverse, due colori diversi, ponti e telaio, comunque poco importa. Direi che siamo pronti per una bellissima mano di primer.
mi stavo già dimenticando una delle parti più importanti di un camion, la ralla, che senza ralla chi li trae nei semirimorchi e chi porta la pagnotta a casa. Allora, siccome il telaio è grande e le parti da verniciare sono tante, sia del telaio che della cabina, ho preso un primer non per aerografo, ma direttamente in bomboletta spray da 400 ml, quindi devo uscire fuori a verniciare. Pertanto, non avendo fil di ferro, ho dovuto optare per del filo da pesca, che ho trovato per pura fortuna. Il primer in questione è sempre Valeo, però grigio, però in bomboletta da 400 ml anziché il solito barattolino da 28 ml per aerografo. Spero che vada bene, dovrebbe andare bene, anche perché il prodotto è sempre lo stesso. E ecco, qua ti danno la tipologia di colore, che io ho scelto il grigio come in tutti gli altri modelli. Offerta su Amazon, mi pare di averlo pagato 400 ml, se non sbaglio 11 euro 12 euro. Bene ragazzi, eccolo qua il nostro telaio appena rientrato dalla verniciatura. Allora, lo spray Valeo l'ho trovato veramente una bomba. In una giornata come oggi, in 5 minuti, è veramente, oggi dico ci sono 29 gradi e è asciugato veramente in fretta. Potere coprente molto buono, anzi validissimo. Nota negativa è la valvola, la durezza della valvola, perché su un telaio così grande stanca molto la mano. Però a parte questo, è veramente un prodotto validissimo, molto molto soddisfatto. Brava Valeo. Allora, prima di passare avanti al motore, volevo farvi vedere il nero che utilizzerò per il telaio. È il 71057, che è un nero non eccessivamente coprente, diciamo è un grigio canna di fucile, ecco. E non so se sia realistico come tipo di colore per quanto riguarda il telaio, ma lo preferisco al nero classico, essendo più grigio che nero. Andando poi in un secondo momento verso la fine ad accentuare tutte le fughe, i bulloni e i dettagli vari con il panel line, credo che sia la soluzione, cioè sia l'abbinamento migliore per quanto riguarda il realismo di tutti i dettagli. Vedi per esempio tutti questi bulloni, la ralla, i perni e quant'altro, la texture degli elipress e tutto quanto, credo che sia la soluzione migliore, più bella, che faccia risaltare di più il modello. Finalmente iniziamo una delle mie parti preferite nei modelli, ovvero il motore. E ne approfitto per rispondere a una domanda che mi è stata fatta più volte sul fatto di verniciare prima i pezzi e poi assemblarli, o verniciarli chiaramente con primer e tutto una volta tutto assemblato come faccio di solito. Ma in realtà non c'è una regola vera e propria, diciamo che in linea di massima prima si assembla il tutto e poi si vernicia, si dà il primer eccetera, però è molto relativo, nel senso che se per comodità è più comodo verniciare prima e assemblare dopo, se si fa di necessità virtù, pertanto non c'è un giusto o uno sbagliato. Io lo preferisco incollare e poi verniciare, semplicemente per il fatto che la colla, essendo sì di qualità eccetera, ma comunque un po' di residuo lo può lasciare, assemblando il tutto prima e dando in seguito primer e poi vernice, la cosa viene ridotta tantissimo, se non eliminata addirittura. Quindi la regola, che poi regola non è, è assemblare e per quanto possibile, per quanto si possa, verniciare in seguito. C'è chi critica un modo e chi critica l'altro, non c'è nessuna critica, si fa come si può. Ok, due pezzi principali del motore li abbiamo assemblati. Ora piazzo la testata di sinistra, tra l'altro anche qui ha un livello di dettaglio assurdo, e lo stemma cut con la sigla del motore
Io pensavo fosse solo la Decal, in realtà è in rilievo. Cioè, secondo me una volta verniciato questo motore non dovrebbe neanche essere messo dentro sotto il cofano, ma in una teca sua. Io mi sto veramente divertendo un mondo. Guardate che meraviglia. Allora, costruire il motore mi sto veramente divertendo un sacco, anche se in realtà avrei preferito che ci fossero stati più dettagli dove metterci mano, ecco, anziché avere un sacco di roba già montata. Però tolto questo, e guardate che meraviglia. È veramente fatto bene, senza ombra di dubbio. Altra bomba sono le cinghie, che sono, non so se riesco a farvele vedere, sono dentate, eccole qua, che solitamente sono lisce, sembrano quelle trapezoidali. Qua sono riusciti a farle dentate, stupende. Una meraviglia. Ok, siamo all'ultima parte del motore e non vogliamo dargli aria a questo motorazzo. Una bella turbina per spingere un po' questi cavalli. Non è la classica turbina 1.24, anche questa qua, probabilmente dovuto alla dimensione maggiore, è veramente fatta benissimo, notevole anche qui. Piazziamola sul motore. Ed ecco qua, cara gente, il nostro motore assemblato. Tutte le parti del kit, salvo la ventola, sono state piazzate. Non ci resta che dare primer anche qui. Cercherò su Google delle immagini del 3400, del 3408, come veniva anche cablato più o meno l'ordine. Chiaramente non riuscirò ad andare nel dettaglio perfetto, però credo almeno di riuscire a dargli un tocco di realismo in più, per quanto qui ce ne sia già parecchio di scatola. Allora, mi sono portato avanti con il lavoro e ho dato le mani definitive al telaio. L'effetto è proprio quello che cercavo, perché poi andrò a fare tutti i dettagli neri con il nero più scuro, la ralla, gli elipress, poi tutti i dettagli dei bulloni andremo a coprirli con delle gocce di panel line, in modo da risaltare bene le ombre. Alla fine ho dato nero e poi due mani di gunmetal, perché il nero era troppo scuro, non mi piaceva più di tanto. Così invece ho tenuto, mi sembra che ci sia la giusta dose di, chiamiamolo così, di buio necessario perché i dettagli rendano al meglio. Rieccoci, è passato qualche giorno dall'ultimo step e mi è arrivato il colore giallo. Ho fatto una ricerca su internet e ho scoperto che il giallo Caterpillar, giallo melone, se notate la differenza è tanta di colore. Quando mi è arrivato ho detto mi pare troppo arancione, però ho detto mi fido sul primer grigio. Effettivamente il giallo è rimasto fedelissimo al motore Caterpillar. Poi mi sono documentato parecchio sempre su Google, cercando delle immagini per vedere i vari dettagli, ma il 3408, come la maggior parte dei motori Caterpillar, sono praticamente dei blocchi di vernice e basta. Cioè non hanno cambi di tonalità, a parte alcuni modelli ai quali mi sono ispirato,
Allora, lasciarlo completamente giallo non mi piaceva, anche se è realistico, nel dettaglio a me non piaceva. Allora ho deciso di prendere spunto, e allora gli ho dato del grigio navy sul, per quanto riguarda i collettori, cromo sempre Valeio per la turbina, e ho fatto le cinghie nere, vabbè, i tubi neri e la ventola di raffreddamento nera. Non ho filmato la verniciatura delle parti per non annoiarvi, dato che il video commentato così sta già diventando abbastanza lungo. Allora vi do un'immagine d'insieme e andiamo a fare il dettaglio del weathering sul motore con il panel line. In pochi passaggi si dà un sacco di realismo alle parti meccaniche, strabiliante. Interverrò anche con l'aerografo più tardi, con il sepia della Createx. Andremo a fare delle ombreggiature sul motore, sui collettori. Magari aggiungiamo anche un po' di rust per qualche tocco di ruggine. E poi usiamo ancora, tanto per, il weathering kit per aggiungere ancora un po' di make up al motore. Andiamo con un altro po' di weathering con il sepia della Createx, e il codice 5063. Lo uso a bassissima pressione proprio per fargli uscire anche ogni tanto alcune goccioline, in modo tale da rendere più realistico il deposito di sporcizia varia, di accumuli, per esempio qua sulla testata, sull'angolo. In questo caso userò solamente l'oil stain, che è quello più scuro, e qualche passata di blu, ma leggerissima. Manteniamo sempre lo stesso senso. Ok, diamo un tocco di blu. Il blu sul grigio, sull'oil stain, rende molto bene. Faccio una piccola zoomata. Rende molto l'idea. Allora, qua abbiamo il radiatore. A differenza dei modelli 1.24, dove dovevo andare a mascherare tutta la parte, diciamo, delle alette, andavo a mascherarla e poi aerografavo con l'argento, questa qua ha praticamente il radiatore separato da, chiamiamolo così, dal case suo, che in realtà sarebbe di ferro. Quindi questo giro posso aerografare direttamente tutto senza andare a mascherare nulla, perché poi viene montato tutto dopo. Come sugli statici, gli diamo un tocco di sporco col sepia sempre della Createx, giusto poca roba. Accendiamo le due parti del radiatore, possiamo andare ad assemblare la parte finale del motore. Ultimo pezzo strutturale del nostro motore, anche il radiatore installato, tutto combacia perfettamente, la ventola entra alla perfezione, i tubi del radiatore, tutto quanto. Bene, cari modellisti, io mi fermo qua come prima parte della costruzione. I video commentati
portano sempre via più ore di lavoro, più e più spazio di ripresa. Non avevo ancora mai sperimentato questa esperienza di, chiamiamolo così, vlog, build vlog. C'è sempre una prima volta, spero che vada bene anche per il futuro, sia mai che possa essere un successo, diciamo. Grazie per aver guardato il primo episodio fino alla fine, io vi ringrazio infinitamente e vi rimando al prossimo episodio. Ciao!